Musica, contest, laboratori, tutto all'insegna dello zero spreco. Torna il Compost Day all'impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno. In realtà si tratta di due giornate che hanno come appuntamenti clou la cena di beneficenza per la Casa Pia il Tevenil il giovedì 7 e il Warehouse Festival venerdì 8. Due giorni nei quali il 7 e l'8 settembre ci saranno tantissime iniziative, dal vedere la vita delle api per i più piccoli, quindi con i ragazzini delle scuole, a momenti ludici e momenti anche di incontri per la beneficenza, quindi quella cena, appunto la charity dinner del 7 settembre per la Casa Pia e per il Tevenin, sino al contest musicale per avvicinare tutti quanti a questo concetto di zero spreco. Perché? Perché l'impianto di San Zeno ha ottenuto una qualifica importantissima, la qualifica R1, e questo determina la trasformazione di quello che era concepito come un impianto di incenerimento in qualcosa di molto diverso e molto più importante, un impianto formato da numerosi tipi di lavorazione dei rifiuti, tutti quanti rivolti al recupero. Si parla di una centrale di recupero, non si parla più di un incenerimento sic et simpliciter. In tal senso, far visitare a più persone possibile, coinvolgere i giovani talenti all'interno di questa struttura, che poi è una struttura del territorio, ci sembra una iniziativa molto importante. Noi lavoreremo, storicamente abbiamo fatto con AISA in questi anni, lavoreremo sulla parte sensibilizzazione delle giovani generazioni attraverso percorsi didattici, alternanza scuola-lavoro sul tema dello spreco, a partire dallo spreco alimentare, stili di vita sostenibili, quindi tutto quello che in qualche modo chiude anche dal punto di vista sociale, anche l'attività di AISA dal punto di vista dello smaltimento, eccetera. E c'è un tema importante, quello per noi dello spreco alimentare, su cui storicamente siamo impegnati, che ci vede coinvolti anche in altre attività con le scuole, direttamente con altre associazioni. È un tema rilevante perché ovviamente in questo momento nel mondo ci sono 800 milioni di persone che soffrono la fame, e lo spreco alimentare consentirebbe di sfamarne 4 volte tante, quindi per noi è un tema essenziale quello dello spreco alimentare. L'8 settembre, il secondo dei due giorni di questa manifestazione, con Warehouse Decibel Festival, dalle 17.30 si esibiranno i finalisti del contest che abbiamo selezionato da tutta Italia, con ragazzi che proprio partecipano alla scuola, sono ancora a scuola, e poi a seguire i grandi ospiti musicali dallo Stato Sociale, Coez, Fred De Palma. Una grande festa che chiude un po' questa due giorni, con ingresso gratuito, navette a disposizione dalla Piazza Guido Monaco dalle 21, e quindi aspettiamo un grande pubblico per fare appunto un momento di aggregazione e di conoscenza di questi progetti.